una stirpe eletta. Cosa dice ancora Pietro di te? Ma voi siete una stirpe eletta. 1 Pietro 2,9. Mi ha incuriosito la parola stirpe. A seconda della traduzione biblica utilizzata, possiamo trovare al posto di stirpe le parole generazione, razza o gente. Il termine originale greco utilizzato in questo versetto è la parola genos, che può indicare anche discendenza, famiglia o nazione. Tuttavia, il senso è chiaro. Pietro sta scrivendo a persone che fanno parte di un gruppo speciale, che potrebbe essere una famiglia, una nazione o una razza. Adesso seguimi bene. Pietro non sta scrivendo agli ebrei, ma ai gentili, cioè a coloro che non erano ebrei, che vivevano nell'area dell'attuale Turchia. Queste persone originarie di differenti regioni, appartenenti a popoli diversi senza legami familiari tra loro, sono diventate un popolo unico, una famiglia. Ciò che li unisce è la loro elezione. Loro sono stati scelti da parte di Dio. Ciò che Pietro scriveva era rivoluzionario per un ebreo. Israele è il popolo scelto da Dio e quindi questo escludeva gli altri popoli. Malachia 1, 2, 3. Israele ha sempre avuto la consapevolezza di essere un popolo a parte, separato per Dio, diverso da tutti gli altri popoli. Sì, uno straniero poteva essere accolto dal popolo ebraico, ma questo comportava un processo tutt'altro che semplice. Ora invece Pietro parla a dei gentili rivolgendosi loro come facenti parte del popolo di Dio. Sembra un controsenso, ma non lo è affatto, perché Dio lo aveva previsto da sempre. Dio aveva promesso ad Abramo: «In te saranno benedette tutte le famiglie della terra». Genesi 12,3. Il popolo ebraico era solo una parte della discendenza di Abramo, perché la benedizione di Abramo era molto più ampia e inclusiva. Fino a quando Gesù non si è fatto uomo, Israele era il testimone unico del Dio vivente. Il popolo scelto. Ancora oggi, ovviamente, il popolo ebraico resta il popolo di Dio, ma anche tu, insieme a tutti i credenti in tutto il mondo, fai parte del popolo e della famiglia di Dio. Sei stato scelto. Lascia risplendere la tua luce. Fai parte del popolo scelto da Dio. Grazie di esistere. Emmanuel Go.